lavorando e vedremo poi come se si concretizzerà del taglio, tanto per stare in tema, di un anno, dell'ultimo anno delle scuole superiori, con le conseguenze didattiche, educative, occupazionali che ne potranno conseguire, ce ne parla la collega Giulia. Io non sono una grande economista e
percorso storico che ho fatto per cercare di chiarire anche me stessa e non rimanere sempre estrefatta di fronte ai, diciamo, alle discussioni anche comuni all'interno dei collegi docenti, quando la gente mi guarda con scandalo perché io non sono, diciamo, partecipe ad una logica di premiazione del merito. Questo invece studioso Hayek austriaco è un liberista convinto, ma è talmente convinto che va ben al di là di quelle che sono le idee del liberismo e della premiazione del merito. Anzi, arriva proprio ad affermare che il merito gli viene una nuova forma di privilegio. Io ho trovato, insomma, alcuni passi che sono veramente mi hanno colpito particolarmente. Dice in alcuni punti: le dinamiche di mercato sono legate alla fortuna ed il mercato insensibile allo sforzo, componente da sempre associata al merito. Quindi, allora, pensieri di varia natura che portano a punti di vista diversi di considerazione del merito. Addirittura si potrebbe pensare che all'interno di una filosofia di pensiero di tipo liberista il merito sia una cosa da apprezzare, e invece ci sono teorici di natura liberista, di formazione liberista, che invece giungono a delle definizioni, a delle considerazioni sul merito che sono completamente diverse. Addirittura la critica di questo liberista arriva ben oltre, cioè arriva a dire: va bene, le dinamiche della società, quella fondata sullo status, cioè la famiglia, l'eredità patrimoniale, l'istruzione, sono altrettanto classiste come il merito, e addirittura, poiché lo stesso, diciamo, pensatore era veramente un acerrimo nemico delle idee socialiste, dice che il concetto liberista della carriera aperta ai talenti, quindi l'istruzione data a chi la merita, non fa altro che diciamo, fomentare, aumentare l'idea di uguaglianza di tutti di partenza. La critica di Hayek va anche oltre, perché in quel periodo nella società, lo vedremo anche nel, diciamo, nell'illustrazione del libro di Young, come si può misurare questo merito? Bene, in quel periodo ovviamente c'è la forte esplosione dei test del quoziente intellettivo. Quindi, cosa devo fare per arrivare a definire il merito? Bene, io misuro in qualche modo l'intelligenza prima ancora che questa intelligenza possa essere contaminata da altre fonti, come per esempio il contesto familiare delle persone, misuro il quoziente intellettivo e io posso su questo costruire una società del merito. Quindi la valutazione del quoziente intellettivo di una persona permette di, è fatta soprattutto molto presto, permette di annullare quello che può essere il vantaggio ambientale, cioè il fatto che io sia influenzata ovviamente dal contesto culturale all'interno del quale vivo e cresco. Vado avanti, poi queste cose saranno pubblicate perché ci sono stralci del pensiero di ciascuno degli studiosi che ho portato nella relazione, perché sono, secondo me, proprio indicativi di come le due parole, merito e meritocrazia, possano portare, diciamo, su due scenari completamente diversi, una di grande, diciamo, di grande investimento nel merito e una invece di, diciamo, di denigrazione del merito. L'autore austriaco è talmente contrario, diciamo, all'idea di istruzione gestita dal pubblico che già a suo tempo era un organico sostenitore della scuola privata e dei buoni scuola. Quindi io credo di aver colto, insomma, in tutto in queste letture proprio
La cosa che mi ha colpito tantissimo invece è il libro di Young, di Michael Young. Il libro di Michael Young che è lo scrittore che ha coniato il termine meritocrazia. Il libro The Rise of Meritocracy è un libro come quello di George Orwell, cioè una, si definita in termini tecnici, una distopia, cioè qualcosa che non è un'utopia. Bene, anche in questo caso, anche per Young, la scrittura di questo libro di testo, che è una, diciamo, un paradosso, no? Della, di una società che diventa completamente meritocratica, è poi diventato nella società americana invece un punto di partenza per valorizzare una società basata sulla meritocrazia. Nella cartellina che vi è stata fornita, lo stesso scrittore Young si amareggia moltissimo nel 2001 perché la società americana, il suo libro, che invece voleva essere un paradosso che arrivasse a far comprendere quanto una società meritocratica ingenerasse poi altri conflitti, viene ripresa dalla società americana, viene ripresa anche dalla politica di Tony Blair come elemento per superare la crisi. Vado avanti, ho già detto prima nella premessa che il libro di Young parte dal 1958 e arriva a ipotizzare una società londinese nel 2033 completamente meritocratica. Che cosa succede nel 2033? Anzi, prima, nel 2009, all'interno del libro, c'è un sentimento romantico che comincia a coalizzare coloro i quali vedono in questa società un'altra forma di privilegio, e in questo una parte la fanno le donne, una parte la fanno ovviamente gli esclusi, e alla fine nel 2034, in occasione di uno sciopero generale, il protagonista, che si chiama Michael Young, muore e, a detta di Michael Young, questa doveva essere l'epilogo di una società che dimostra di non essere giunta al suo obiettivo. Ecco, questo libro mi ha portato a riflettere su quattro punti che poi ritroveremo, secondo me, in quella che è la situazione attuale, no? Quelle che sono le dinamiche attuali. Allora, com'è che ad un certo punto in una società si sente la necessità di riferirsi a concetti che non sono più concetti come l'etica, etici come la solidarietà, ma ci si riferisce al merito della meritocrazia? Bene, come primo punto, Young individua la crisi del paese, della società londinese fondata su quello che poteva essere, su quella che era la forte predominanza della appartenenza a una classe sociale, individua nella crisi di quella società la necessità di riferirsi ad un modello meritocratico. Il che vuol dire che in un momento di crisi, quando la società ha bisogno di uscire fuori da una situazione problematica, ha la necessità di stravolgere alcuni concetti sui quali si è sempre fondata. Bene, la crisi dei mercati, la crisi della società londinese del 1958 viene presa come elemento determinante nell'avvio di questo senso, di questa necessità di riferirsi ad un nuovo status che è quello, che è lo status del merito e della meritocrazia. Insieme a questa dinamica c'è una seconda dinamica che porta verso questi due concetti. Da un certo punto di vista la società comincia ad apprezzare l'idea che tutti possano avere delle uguali opportunità. Allora, questo ideale comincia a diventare l'ideale predominante all'interno di questa società. Una società in crisi, che cosa posso fare? Posso pensare di spostarmi, diciamo, su una società del merito e copro
poi tutto quello che fosse di poco positivo, cioè l'idea di merito di meritocrazia, facendo emergere invece l'idea che il merito e la meritocrazia possano in qualche modo uguagliare le opportunità per tutti. In questo senso, qui ritorna pieno questo legame tra il merito e la meritocrazia, c'è un ruolo strategico dell'educazione. L'educazione, l'istruzione giocano un ruolo fondamentale per questo sviluppo della società del merito e della meritocrazia. Ci sono dei passaggi del libro che troverete nelle illustrazioni, nelle slide, che riportano, diciamo, il pensiero e il ruolo che assume l'educazione all'interno di questo sviluppo verso la società meritocratica. È la prima volta che si riesce, o che un autore riesce a dare un significato al merito. Il merito sta nell'insieme di due componenti, lo sforzo e l'intelligenza. Allora, c'è lo sforzo, c'è l'intelligenza e la necessità di valutare l'intelligenza. E quindi l'intelligenza si misura attraverso dei test psicologici. E ritorna in Young l'idea che la società del merito necessiti di un processo di misurazione dell'intelligenza, che è un processo di misurazione fatto attraverso dei test oggettivi come i test di quoziente intellettivo. Diciamo che uno dei concetti secondo me forti di questa società, che prende a proprio fondamento l'idea del merito, sta proprio in questo, che una disuguaglianza in una società del merito non viene più sentita come una cosa immorale, perché tutti si adeguano all'idea che una persona più meritevole di me ha il diritto di stare meglio di me. Ed è questo un punto di forza di tutto quello che noi siamo abituati a sentire all'interno delle nostre discussioni nei collegi docenti, per radio, per televisione, quando si parla di merito, cioè l'accettazione passiva che una persona che ha più merito possa stare meglio di me. Allora, io alla fine di questo percorso un po' certamente non approfondito del pensiero di queste tre studiosi, ho capito solo questo, che il termine merito e meritocrazia sono fortemente indeterminati, cioè sono indeterminati perché non si riesce a quantificare bene il merito, o se lo si riesce a quantificare c'è anche chi riesce a dimostrare che quello con cui io misuro non va bene, perché diventa esso stesso un privilegio. Che ci sono studiosi che, partendo da una società fortemente meritocratica, giungono poi a svilupparne completamente l'applicazione e a prospettare una società dove il privilegio è diventato il merito. Io condivido molto dopo questo periodo di lettura di questi autori, quello che dice questo Amartya Sen, che è un economista indiano, dice: l'idea della meritocrazia può avere molte virtù, ma la chiarezza non è una di queste. Penso di esserci, cioè me ne sono convinta leggendo. Ora, voglio aggiungere un ultimo paradosso, che è il paradosso del Peter Principle. Questo sociologo canadese afferma che in un'organizzazione meritocratica ognuno viene promosso fino al suo livello di incompetenza. È bellissimo, perché una società che fonda tutta la sua teoria sul merito, cosa deve fare nella scala gerarchica? Deve ovviamente promuovere la persona che ha merito, spostandola dal posto in cui ha delle competenze a un posto in cui, avendo merito, andrà a imparare. Alla fine di tutto questo movimento
la scala gerarchica, alla fine si arriva ad un punto in cui in una determinata posizione lavorativa c'è sempre l'incompetente, perché è stato quello competente è stato promosso a livello superiore. Bene, adesso è il caso di legare tutta questa discussione sul merito della meritocrazia al nostro contesto, al contesto della scuola, al nostro contesto sociale. Ho fatto una distinzione tra prima e dopo la crisi, no? Allora, prima della crisi ancora le politiche di istruzione avevano come idea che l'istruzione fosse un bene meritorio, così come diceva Musgrave. Pensiamo nel 2007 agli ultimi interventi del ministro Fioroni e del governo di centro-sinistra, come per esempio l'intervento sull'innalzamento dell'obbligo scolastico. Certamente l'intervento sull'innalzamento dell'obbligo scolastico è un intervento in cui il pensiero fondamentale è che l'istruzione è un bene meritorio, che è un bene a carico della finanza pubblica, per cui il Ministero dell'Istruzione adotta delle politiche che vanno in questo senso. Ci sono altri interventi del ministro Fioroni che poi sfonda invece su altri campi, sulla questione della valutazione, però ci sono altri, diciamo, altri interventi che fanno pensare che ancora l'istruzione è vista in quegli anni prima della crisi come un bene meritorio. Pensiamo anche soltanto al finanziamento delle attività di recupero fatta con il ministro Fioroni. Però è evidente, ed è evidente secondo me anche già prima, no, dai tempi di Berlinguer, che la stessa cultura di sinistra si sta muovendo verso una voglia crescente di merito. La scuola dell'autonomia è, a mio giudizio, un chiaro segno di questa idea del merito e di promozione del merito, anche all'interno dell'istruzione. Pensate che il concorsone altro non era che l'idea di aumentare il salario di docenti più meritevoli. Quindi già prima della crisi, questa a partire dal 2010, che noi stiamo ancora vivendo, l'idea che il pensiero anche di una certa sinistra si stesse spostando sul merito era già chiaro. Che cosa è successo con la crisi finanziaria? Bene, tutte le forze politiche in fibrillazione. La politica converge su un'unica idea, che è quella che prospetta anche Young del suo libro. Come si può superare la crisi? La crisi si può superare, il paese si può salvare solo con il merito, adottando delle politiche che vadano nella direzione del merito, della costituzione di una società meritocratica. E qui la convergenza tra ormai le idee e le forze politiche e le politiche sull'istruzione. E di nuovo, l'istruzione è l'ambito attraverso il quale è il luogo all'interno del quale io comincio a costruire questa società del merito. È chiaro che esiste un teorema nel merito. Io per meritare devo misurare quelli che meritano. Come lo faccio? Lo posso fare su due livelli. Il primo livello è quello di misurare i ragazzi. Non uso più i test di quoziente intellettivo, che sono diventati oramai, diciamo, così brutti da citare, però noi misuriamo i ragazzi attraverso gli invalsi e misuriamo i loro livelli di apprendimento. Misuriamo le scuole. Molti di noi sanno, come docenti, che il Ministero ci ha proposto in questi ultimi anni molti progetti di valorizzazione del merito non solo dei docenti ma anche delle scuole. Il progetto Valorizza, QS 2012, il progetto VALES, tutti i progetti per i quali era richiesto l'adesione dei collegi docenti. Molti collegi docenti si sono rifiutati, questo non lo dice nessuno, poche sono state le scuole e noi sappiamo bene come va
vanno certi collegi docenti, non è difficile ipotizzare che in alcune scuole insomma, non ci sia stata alternativa alla decisione. Però ci sono anche degli altri progetti di valorizzazione e di autovalutazione delle scuole che sono in piedi e sono finanziati col Fondo Sociale Europeo, perché qui insomma non è vero che risorse non ce ne sono. E c'è a partire dal 2009 sugli istituti del primo ciclo un progetto che si chiama Valutazione e Miglioramento, di cui ho preso soltanto parte delle finalità, però quello che mi ha colpito come sempre è l'idea che ci sono dei soldi per la misurazione, allora da chi è realizzato il progetto, da rinnovarsi, con che contributo, con i soldi del Fondo Sociale Europeo, la consultazione scientifica e metodologica e dei privati, Fondazione Giovanni Agnelli. Come al solito, io non ho ancora capito perché noi dobbiamo metterci sempre in discussione, mette in discussione pubblica, chi ha dato la patente alla Fondazione Giovanni Agnelli di dire cose sul merito, io non ho trovato. È fortissimo che in alcuni siti sindacali, che non è il nostro, non è quello di Covas, ci sono delle note del Ministero che illustrano e che dicono a che punto sono certi progetti di valutazione. Stiamo parlando di quello precedente, il progetto valutazione e miglioramento. Bene, se voi lo leggete questo stralcio, capirete solo una cosa, che non si capisce niente, ma si capisce che ci sono ovviamente delle risorse per mettere in piedi comitati che studino come si può andare a fare la valutazione, come debba procedere questa valutazione. Ecco, ovviamente nel pensiero degli studiosi nel 1958 non ho trovato nessun riferimento al costo della valutazione del merito. Però alcune cifre poche si possono trovare sul sito degli Invalsi, lì dove vengono pubblicizzate, ovviamente vengono pubblicizzati i bilanci. Quello che è strabiliante è che in due settimane il costo di somministrazione dei test degli Invalsi costa allo Stato 14 milioni di euro, pari all'assunzione di 828 docenti. Questo è l'aberrazione della misurazione, è che nessuno ci dice le cifre, nessuno ci dice quanto i carrozzoni della misurazione costano alla finanza pubblica. Ora, ci sono delle leve per inseguire e per proseguire sulla strada del merito. Io ne ho delineate alcune perché le vivo in prima persona come docente che fa parte di collegio docenti. La prima strada è quella di cercare di tacitare tutte le posizioni critiche. Ecco, è diventato difficile sostenere all'interno dei collegi docenti, all'interno di qualsiasi comunità, un pensiero che si discosti dal pensiero dominante. È diventato molto difficile anche per un altro motivo, perché con molta facilità si viene ridicolizzati per il fatto che si dice sempre di no. Ma non è vero, perché chi dice no alle volte ha e propone delle soluzioni alternative. Basti pensare che se quei 14 milioni venissero investiti per fare dei contratti anche precari a tempo determinato a colleghi che possono portare insomma all'abbassamento del numero di alunni per classe, io credo che di proposte alternative ce ne sarebbero, ci sono secondo me delle, non c'è soltanto il no, ma c'è anche la proposta. L'altra leva è la ricerca del consenso del pubblico, nel caso delle scuole il consenso dei genitori, rispetto a che cosa? Rispetto al merito dei docenti, al merito
è disposta a non reputare immorale il concetto del merito, perché il merito è una cosa che è riferita all'intelligenza delle persone, che è riferita a una caratteristica naturale. Che cosa succede? La parte economica è stata illustrata meglio nell'intervento precedente. Certo, l'idea di lavorare anche all'interno delle scuole sul merito vuol dire apertura del mercato del nostro mercato del lavoro alle richieste del mercato, le stesse richieste del mercato. Se io fondo la valutazione dei docenti sul merito, certamente non dovrò pensare più ai contratti collettivi nazionali e non dovrò soprattutto pensare alla progressione di carriera legata all'anzianità del servizio, e quindi porterò le persone a sgomitare fortemente perché questo benedetto merito si possa realizzare. Anch'io vorrei che ci soffermassimo un attimo su una valutazione che non è certamente numerica, ma è una valutazione che possiamo fare a spanne. Cioè, io mi chiedo, dopo anni di applicazione nella scuola dell'autonomia, di contrattazione del fondo di istituto, mi chiedo se la scuola dell'autonomia è stata una scuola che ha migliorato lo standard della scuola italiana. Lo standard non è migliorato, non lo dico io, ma lo dicono tutte le statistiche che vengono fuori anche dall'Invalsi, dall'Ocse e Pisa. Non superano la prova le strutture fatiscenti, non superano la prova i allievi, quindi mi chiedo perché proseguire su questo percorso. Io chiudo qui l'intervento, so di essere stata, di aver toccato, diciamo, i punti in maniera, dando solo dei momenti di riflessione per ciascuno di noi, e chiudo l'intervento su una frase che ho trovato molto bella, in cui si riprendono tre concetti fondamentali che forse erano legati alla società italiana nel subito del dopoguerra, che sono la civiltà, l'etica, la collaborazione e la solidarietà. Bene, io mi riferirei sempre ai classici che ci insegnano qualcosa, che è necessario in questa fase, che ci si vede come unisse all'albero della solidarietà, sia nei luoghi di lavoro, sia nella società, anche per non cadere vittime di queste peccati delle sedie del merito che non ci porteranno da nessuna parte. Con forti investimenti verso
laboratori universitari privati, no? Lo Stato, come ha anche detto la nostra ultima ministra, deve occuparsi di salvare l'istruzione paritaria che è stata fortemente colpita dalla crisi. Quindi, come dire, questo ci dà il senso, no? Di un percorso che, come dicevo prima, mette insieme quello che hanno detto lei, come spunto di riflessione che poi potrà essere, diciamo, ripresa nel dibattito alla fine di questa mattina, dicevo, dare dei spunti di riflessione anche in prospettiva di questa altra fase, speriamo, ma non credo che sia solo una mutata, di perché l'Europa ce lo chiede, cosa che non è vero, ridurre appunto ulteriormente gli anni di scuola e in particolare stanno parlando decidendo poi se ridurre a partire dai primi o degli ultimi, ma quello che si è sentito è sulla riduzione della scuola superiore di un anno, quindi portando a 4, intensificando le ore di lezione al pomeriggio, in modo tale che solo chi sarà bravo riuscirà, insomma, chi non è bravo a un certo punto non è che può pretendere assistenza o sostegno, no? E su questo io, come dire, chiamerei tutti i colleghi, poi che siete lì e gli altri che sono fuori di qui nelle nostre scuole, davvero a vigilare, cercando insomma di tenere sveglio un pensiero critico che poi diventi anche, come dire, anche lotta politica, non solo in vista di questioni che sono didattiche, che sono educative e che sono in fin dei conti, in ultima analisi, questioni politiche, nel senso della polis, nel senso di ciò che ci appartiene, l'istruzione, la scuola, la cultura, la giustizia sociale attraverso l'emancipazione legata all'istruzione e alla cultura è qualcosa che appartiene a noi. Vuol dire un invito davvero che faccio a tutte e a tutti, no? Per parte di quello che diciamo molto modestamente pensiamo di dire. Per adesso facciamo 5 minuti di pausa caffè, successivamente ci sarà l'intervento appunto del segretario Alberto Ferretti, poi ci saranno le considerazioni della collega Cordova e il dibattito sulle questioni che abbiamo aperto. Grazie. Thank you.